Spero di riuscire ad aiutarvi a soddisfare qualche curiosità sulla storia di Pisa, ecco, sulla storia di questa città. È arrivato, appena arrivato Marco, però non lo sentiamo, non lo vediamo. Ciao a tutti e a tutte. Ciao Marco. Sto tentando disperatamente di avviare la videocamera che si rifiuta di avviare. Eccola, Eccola, vedi? Io saluto tutti, io qui conosco tutti, naturalmente. E devo, per prima cosa, non so Luca se hai detto che io sto facendo attività di agente segreto e sto registrando di nascosto la riunione. ancora non, no, No. no, infatti, dai, diglielo tu, visto Allora, non è che. diglielo, è chiediglielo, perché Giusto, naturalmente io giusto. sono qui a chiedere rispettosamente il permesso di registrare questa riunione perché l'argomento è talmente interessante, perché dopo tutto si tratta della città più importante del mondo, vero Domenico? Ecco, Che è assolutamente. assolutamente, e quindi moltissime persone mi hanno chiesto di registrare l'incontro perché lo vogliono vedere poi dopo con calma, farlo vedere ai loro figli, ai loro nipoti e diciamo rendere eterna questa nostra discussione. Quindi vi chiedo il permesso, posso continuare con la E registrazione? Naturalmente dopo posso. possiamo vedere questa registrazione. Sì, naturalmente cancellerò il mio intervento introduttivo in modo Ma che non no, resti agli questo atti. E perfetto. Allora, devo subito rivelare un retroscena. Sapete cos'è un retroscena? È una cosa che. E io e Domenico eravamo compagni di classe al liceo. Quindi lui mi conosce molto bene e sa delle cose di me che non devono essere rese cose scabrose. pubbliche. Cose ter Penso. terribili, terribili, inimmaginabili. L'ultima cosa, chiedo il permesso di prendere il caffè. Bene, bene. Grazie, grazie Marco. Noi stavamo aspettando anche Luis. Non so, qualcuno ha notizie di Luis? Voi alunni, se siete in contatto tra di voi, a volte no, penso di No. no. Niente. Vabbè, gli ho scritto, vediamo se, vabbè, se magari arriva in ritardo. Niente, allora possiamo iniziare. Che ne dite? Volevo giusto un attimo sapere se magari se gli alunni hanno qualche dubbio in particolare, qualche curiosità che bisogna scrivere. Ecco, all'inizio io scrivo tutto in questa. Adesso condivido lo schermo, così faccio vedere un po' il metodo, no? Quindi questa qua è la sala di Luca. Che ecco. Quindi all'inizio, se ci sono delle curiosità, delle domande da fare, le scriviamo, così non ce ne dimentichiamo dopo, durante gli interventi. Se non avete niente da dire, pure non siete obbligati, però. Anna, Giusa, Silvana. No, io voglio sapere tutto. Tutto. Ok. Bene. È perché la torre è storta. Ok, perché la torre è storta? Certo. Una domanda importante, giusto? Bene. Qualche altra cosa? Niente. Ad esempio, ieri vi ho mandato. Dimmi, dimmi, Marco. Posso fare una domanda io, che proprio sono Ottimo. curioso, perché la torre è inevitabile, per così dire, no? Certo. Ma voi cosa sapete di Pisa? Ah, ottimo. Cioè, che immagino sinceramente poco, ma non perché è perché è normale, perché in tutto il mondo la città ha questa carta d'identità molto ingombrante, se volete, meravigliosa. Però è che in qualche maniera è
diventa tutto lei, cioè tutti conoscono la Torre di Pisa, ma praticamente nessuno conosce Pisa. Infatti, per questo penso che questo incontro possa essere interessante. Oltre alla torre, voi sapete qualcosa? Avete qualche idea? Avete sentito nominare Pisa per un'altra ragione? No, io non sapevo, penso che non ho sentito nominare, però nominarla, però io sono andata a Pisa nel 2007 e solo due giorni, però mi è sembrata una città molto, non so dire, piena di vita, sai, una città con studenti, l'università e queste cose di feste. Ti ricordi che periodo dell'anno era quando sei andata a Pisa? Aprile. Io ricordo anche il giorno, però non bisogna dirlo. Io sono andata nel centro e vicino all'anno, quello, camminato un po' vicino all'Arno e dopo sono andato in la torre. Non c'è come non andare in salire in la torre. Ecco. Ma ti sei equilibrata bene? Sì. Io già qui ho un'altra questione. Però sì. Una domanda che devo... Posso fare la prima domanda a Domenico? Certo, falla. Domenico, tu sei pisano. Certamente. Senti, ma sei mai salito sulla Torre di Pisa? Come no? Ah, sì. Mi sono salito, però devo ammettere che è da tanto tempo che non torno sulla torre, perché ci sono salito numerose volte da bambino, da ragazzo, ai tempi anche in cui con Marco eravamo in classe insieme, e l'ultima volta che l'ho fatto purtroppo risale a troppi anni fa. Ovvero subito prima che la torre fosse chiusa per dei lavori imponenti che sono durati un decennio, circa 10 anni, nel 1990. È stata negli anni 90 la torre è stata inaccessibile perché si dovevano fare dei lavori molto urgenti affinché non rischiasse realmente di crollare o comunque di aumentare in maniera eccessiva la propria pendenza. E quindi poi dopo, da quando è stata riaperta, devo ammettere che non ci sono ancora ritornato sopra, però era molto divertente andare sulla torre, perché mentre adesso occorre andare, sicuramente anche Gisa avrà verificato che bisogna andare in dei gruppi, un certo numero di persone, non di più, entrate scaglionate, sono state poste soprattutto in cima alla torre delle barriere metalliche, delle reti a protezione dei piani più alti. Ecco, diciamo che fino a 30 anni fa non era così, si poteva entrare senza nessun problema, anche noi ragazzini. E non mi ricordo quanto costava il biglietto, mi sembra 2000 lire, una cifra che non saprei dire adesso quanto vale, ma nulla praticamente, e si facevano questi 296 scalini, tutti storti, tutti lisci, e si saliva in cima come un gioco, poi si poteva uscire a ciascuno dei piani dei colonnati. Era anche rischioso a pensarci ora, perché non c'era nessuna barriera protettiva. E quindi, diciamo, ho vissuto la torre un po' in un'altra epoca. Di recente, invece, in occasione di questo libro che ho scritto, allora mi sono dovuto mettere a studiare seriamente, ecco, qualcosa sulla torre.
Questo è interessante perché vedete, io invece non ho approfittato di quando costava poco, eh? E quindi ho lasciato passare gli anni 90, non ci sono mai salito, eh? Anticipo la conclusione del discorso, io non sono mai salito sulla Torre di Pisa, quando finisce questa riunione vado subito. Scusa, ma quanto costa oggi una... Oggi, se non sbaglio, dovrebbe essere 30 euro, se non mi ricordo male. Quindi approssimativamente con l'inflazione, eccetera, diciamo 20 volte di più o meno, 20-25 volte di più di quello che ha pagato Domenico Bambino. Io penso che ho pagato 10. Vedi, anche Gilda però era privilegiata, forse quel prezzo era solo per me allora. Però in quell'epoca ero valeva molto di meno di adesso. Anche questo. Ma comunque è molto interessante questo ricordo, no? Perché appunto c'erano meno problemi, c'erano meno questioni di sicurezza, naturalmente era più pericoloso. E aggiungerei un'altra cosa per parlare così, siccome abbiamo una certa età, io e Domenico, della torre della nostra infanzia, è che aveva un altro colore. È vero, Domenico? Assolutamente, assolutamente, perché con questi grandi lavori che sono stati svolti alla torre durante gli anni 90 e sono terminati nel 2000-2001, si è provveduto anche non solo al consolidamento delle fondamenta affinché venisse arrestata la pendenza costante delle fondamenta, ma si è provveduto anche alla ristrutturazione di tutti i marmi, cioè la si è pulita, la si è fatta ritornare come era in origine, con un marmo che adesso è bellissimo, è un marmo bianco splendente, mentre precedentemente si vedevano i segni della polvere, dello smog, dei secoli che erano passati sopra a quei marmi. E quindi certamente è vero, come dice Marco, anch'io lo ricordo bene, aveva un altro colore. Approfitto per aggiungere, scusate, a finalità turistica, che realmente la persona, il viaggiatore che oggi viene in Italia, io ho presente la Toscana, i monumenti che sono vicino a me, ma ha la possibilità di vedere delle cose, dei colori principalmente relativi ai monumenti in marmo, che 30 anni fa erano semplicemente, si potevano solo immaginare. Io penso alla torre, che è evidente che adesso è splendida, come dice Domenico, ma anche il Duomo di Firenze, per esempio, che ha la particolarità del bicromatismo, non so poi se sono due o addirittura più di due i colori, perché si usa nella cattedrale di Santa Maria Novella, e c'è il marmo verde e il marmo bianco, che creano dei giochi meravigliosi che però io ho scoperto solamente, come dire, negli ultimi 20 anni, perché prima era praticamente impossibile vedere questa differenza, perché tutto era uniformato dal grigio, dello smog, dell'inquinamento. E chiaramente si sono anche sviluppate tecniche per fare questa pulizia dei marmi, che oggi ci restituiscono dei monumenti con un aspetto che quando eravamo bambini non immaginavamo neanche. Bene, ottimo. E io vorrei soltanto ricordare che ieri ho fatto una sfida su WhatsApp e secondo me vi siete, avete un po' cominciato a capire. La domanda era come mai Pisa si trova sullo stemma della Marina Militare Italiana non c'è un accesso diretto al mare, per cui da dove viene questa importanza di Pisa nella storia della Marina e della navigazione in Italia, no? Questa è un'altra domanda che vorrei lasciare così. Magari, Domenico, se vuoi scegliere, fai come vuoi, se vuoi rispondere prima alle domande, dopo come preferisci tu. No, come volete voi. Io posso anche
fare come stiamo facendo adesso, intervenire quando volete voi. Per me non ci sono problemi. Quello siete voi Dominus, e dunque è bene che siate voi a condurre. E su questo punto comunque si può raccontare molto, se gli allievi sono interessati. Beh, dai, penso di sì. Allora partiamo con questo, sì, questo argomento. Diciamo, hai fatto una notazione molto interessante, perché effettivamente Pisa figura sullo stemma della Marina Militare Italiana. E questo per un motivo molto semplice, perché in basso a destra vedete la croce pisana, accanto a sinistra c'è quella di Amalfi, in alto a destra quella di Genova e in alto a sinistra il leone di San Marco di Venezia. Cioè Pisa, Amalfi, Genova e Venezia erano le quattro cosiddette repubbliche marinare di epoca medievale, quattro città potentissime che erano riuscite nel corso dei secoli a dominare il Mediterraneo. Eccola qua, Marco ci mostra un libro che deve essere molto bello sulle repubbliche marinare. Non so da dove venga, ma era qui. Repubbliche marinare è una definizione in realtà che è nata nell'Ottocento, non è, diciamo, una definizione originale del tempo, ma si riferisce appunto a quando nel Medioevo Pisa, parliamo di Pisa, aveva dei fiorenti commerci in tutto il mare Mediterraneo, dalla Spagna, diciamo, fino al Medio Oriente, fino alla Terra Santa, alla Palestina e oltre. Ecco qua, le repubbliche marinare cosiddette erano anche altre, perché c'era anche l'odierna Dubrovnik, che si chiamava Ragusa, Noli in Liguria, è un bellissimo paese della riviera di Ponente in Liguria, Gaeta, Ancona. Ecco, erano, che cosa erano in realtà queste repubbliche marinare? Erano sostanzialmente delle città-stato che godevano di un forte grado di autonomia dal Sacro Romano Impero, dall'imperatore, l'imperatore e anche dal Papa, e anche dal Papato. L'imperatore del Sacro Romano Impero e il Papa erano i due grandi poteri che in Europa si incontravano e si scontravano, erano in competizione. Pisa era una città ghibellina, cioè fedele all'imperatore, che nel corso del XII secolo, in particolare quando regnò l'imperatore Federico I Barbarossa, così chiamato, godette di un fortissimo grado di autonomia e di potere, non solo sul mare, ma anche sulla costa tirrenica, cioè sulla costa settentrionale e centrale dell'Italia, praticamente dalla Liguria fino quasi a Roma, aveva la facoltà di rappresentare gli interessi dell'imperatore. Quindi era repubblica marinara come una città-stato molto potente. Torniamo però, perché se no mi perdo, al punto iniziale. Cosa c'entra il mare con Pisa? Posso aumentare un attimo la suspense, Domenico, prima che tu risponda a questa, sì, domanda? Perché vorrei fare una notazione. Considerate che Luca e Domenico si sono incontrati la prima volta 20 minuti fa.
D'accordo? Cioè che non hanno preparato questa lezione, diciamo, avevano un appuntamento. E io sto vedendo che Domenico parla e Luca pronta una cartina sempre, qualsiasi cosa dica. Quindi guarda, sono io sono convinto che adesso, Domenico, se tu parlerai, per esempio, della zuppa alla pisana, Luca ha pronta una diapositiva che farà vedere la ricetta di Giallo Zafferano sulla zuppa. No, questo solo probabilmente per dire della naturale... faccio il mio meglio. Solo per dire della naturale intesa dei nostri ospiti di oggi. Dai, Domenico, perché? Dov'era questo mare? Ecco, giustamente la curiosità va soddisfatta. Mille anni fa, diciamo, ancor più a 2000 anni fa, quando Pisa era una città romana e poi diventa una città medievale, il mare era sostanzialmente a 4 chilometri dalla città, mentre oggi è a una decina di chilometri dalla città. Non solo. Diciamo, all'epoca il territorio attorno alla città era differente da come adesso e il cosiddetto Porto Pisano faceva parte di un golfo fatto di secche di mare basso, una sorta di laguna attraverso la quale le merci, i traffici, le persone che sbarcavano al porto Pisano potevano poi raggiungere su altre imbarcazioni il fiume Arno ed entrare in città. Quindi Pisa non era esattamente sul mare come Genova, per esempio, come Venezia. Era leggermente distante dal mare, molto meno di adesso, ma aveva costruito nel corso, possiamo dire, di tanti secoli, addirittura già prima di Cristo, cioè già nei secoli precedenti, aveva costruito un sistema di porti, di approdi, che le consentivano di arrivare a questo porto Pisano. E questo porto Pisano era dove adesso si trova Livorno, sostanzialmente, che all'epoca, diciamo, non era ancora una città sviluppata e che si svilupperà poi invece soprattutto tra il 1500 e il 1600 e a quel punto supererà Pisa addirittura perché diverrà molto popolata e diverrà, diciamo, una città portuale molto vivace. E dunque questo rapporto di Pisa col mare è un rapporto che in realtà esisteva ed esisteva da tanto tempo. Anche le origini di questa città, che rimontano veramente quasi alla leggenda, possiamo farle risalire a 3000 anni fa, forse anche di più, erano legate proprio al mare e allo sviluppo dei traffici sul mare. Questo era per ritornare al punto iniziale su perché Pisa sta sullo stemma della Marina. Perché era una repubblica marinara, la sua potenza si sviluppava tutta sul mare e Pisa nel X, XI, XII secolo aveva combattuto contro i saraceni, aveva conquistato città in Tunisia, aveva conquistato città alle isole Baleari in Spagna, aveva esteso il suo dominio sia verso ovest, il Mediterraneo orientale, bellissima questa cartina che ci mostra Luca, fino in Egitto e in Palestina. Aveva questo rapporto con l'Oriente, Domenico, che era molto importante. Qualcuno mi ha detto che a Costantinopoli c'era un quartiere che era praticamente quasi affittato ai commercianti pisani. Esatto, esattamente. Avevano poi, al di là di un dominio diretto, c'erano punti di approdo, c'erano magazzini, c'erano luoghi dove depositare e scambiare merci
che i pisani possedevano presso appunto tutti i maggiori centri dell'Oriente del Mediterraneo, compresa Costantinopoli, certo, sì. Riguardo... Io non so se si vede bene qua, non so se si legge, com'è? Devo Io non leggo niente, però. Io no. Gli usa un po' di... Vediamo se... Io devo usare gli occhiali, però... Così. Non ho mai usato. Riesce a vedere meglio così, Giusa? Sì. Vedi quello che di cui stava parlando Domenico? Cioè, sì. Ci sono territori direttamente, diciamo, sotto il governo di Pisa, sotto il suo dominio, e poi territori di influenza, no? Dove... La Corsica e la Sardegna, ecco, che erano molto importanti. Poi io avevo visto una notizia curiosa che praticamente a Costantinopoli c'erano anche i genovesi, no? Ma poi litigavano, c'era il quartiere dei Pisani e il quartiere dei Genovesi. Allora ogni tanto i Pisani andavano a litigare, a tirare sassate e a volte anche a proprio ci sono stati proprio dei conflitti bellici. No? Quindi all'estero, no? C'erano Sì, queste perché le rivalità. genti d'Italia in generale si caratterizzano per questa tendenza all'armonia, eh? Questa è Sì. una particolarità che è rimasta fino ai nostri Non è tempi. solo l'Italia, non è solo Sì, ma l'Italia. noi siamo particolari, perché noi fra noi siamo molto spesso in una guerra interna permanente. Quello piccolo porto in Pisano oggi Qua. è... Quello piccolo porto che tu... Sì. Oggi Stai parlando del porto di Pisa proprio, in Toscana. non esiste più, non Ah, non esiste più. Non esiste, sì. esiste più perché diciamo che a un certo Sì. punto nel corso del Medioevo, dopo una battaglia navale che è considerata la più grande battaglia navale del Medioevo in Europa, che si chiama Battaglia della Meloria, la Repubblica Marinara di Pisa cominciò nel 1284. La Repubblica Marinara cominciò un periodo di declino, al quale seguirono anche dei momenti di grande sviluppo, ma diciamo cominciò una fase di decadenza, e con quella fase di decadenza, nel corso dei secoli successivi, ecco qua le secche della Meloria, che sono, diciamo, non al largo di Livorno, diciamo così, lì si svolse una battaglia con, pensate, circa 200 navi contrapposte tra i Pisani e i Genovesi. Fu una sorta di sfida finale tra le due repubbliche marinare più importanti del Mediterraneo occidentale, che si combatterono, come dire, per la vita o per la morte. Chi delle due avrebbe perduto lo scontro avrebbe rischiato il declino. E questo, purtroppo avvenne per Pisa. Nei secoli poi successivi, scusate, qui ci sono delle interferenze. Nei secoli successivi, il porto pisano, ecco, fu abbandonato perché la città era in declino e piano piano, anche perché i genovesi lo fecero apposta, fu insabbiato, fu colmato di detriti, andò in rovina sostanzialmente. Ecco, belle queste immagini, complimenti Luca, bellissime. Scene originali della battaglia. Ecco, e dunque il porto Pisa divenne poi dal 400, dal XV secolo in avanti, una città sottomessa a Firenze, dominata da Firenze, che nel frattempo era diventata la città più importante della Toscana, e
e perse la sua potenza marinara e dunque anche il suo porto. Però poi nel corso del 1500-1600 la zona dove c'era l'antico porto di Pisa rinacque in qualche modo ai commerci marittimi, perché si sviluppò la città di Livorno per volontà della famiglia dei Medici, per volontà cioè dei signori di Firenze che in quel momento, in quei secoli, dominavano anche Pisa. Pensate, il progetto dei Medici, dei signori di Firenze, era di rilanciare Pisa attraverso Livorno, cioè Livorno avrebbe dovuto servire proprio da nuovo porto di Pisa, ma invece per una serie di ragioni successe che Livorno si sviluppò con grande dinamismo, Pisa non fu abbastanza dinamica e dunque da lì anche nacque, e questa è una piccola curiosità, il campanilismo, un po' la rivalità campanilistica che ancora oggi, sia pure in tono scherzoso, esiste tra Pisa e la vicina Livorno e anche la vicina Lucca. Sono tre città che stanno in un raggio di 40 chilometri, diciamo, da Livorno a Lucca ci saranno 40 chilometri, a metà strada c'è Pisa, e non andavano mai d'accordo e neanche adesso, ecco. Devo emendare, diciamo, completare questo che sta dicendo Domenico, perché è molto difficile farlo capire, ecco, può darsi, non lo vive, no? Perché ci sono due cose. La prima è questa, che in questi incontri di cultura italiana io credo che già sia emersa molte volte: il campanilismo, cioè il fatto che gli italiani in generale, per ragioni storiche molto precise, hanno una identificazione molto più forte con la città mediamente che con, per esempio, con la comunità nazionale. Cioè la prima identità che sente il cittadino italiano è con la propria città, e questo è un punto. L'altro punto è la rivalità, cioè il campanilismo, perché ognuno ama il proprio campanile, pensa che sia il campanile la torre, no, che rappresenta in qualche modo la città, la sua comunità sostanzialmente, e normalmente detesta il campanile vicino, cioè anche questo per ragioni storiche, perché molte volte, per esempio qui in Toscana, le città facevano guerra uno con l'altro, quindi tra Pisa e Firenze ci sono fatti di sangue numerosi che ancora oggi vengono ricordati, cioè che realmente fanno parte, no, della coscienza comune in qualche modo. Quindi questa già è una particolarità italiana in generale, che è molto difficile da capire molte volte per gli stranieri. Ora, in particolare, questa tra Pisa e Livorno è praticamente proverbiale, cioè anche secondo me per la simpatia delle rispettive popolazioni, che sono dotate di molto senso dell'umorismo e di molto gusto dissacratore, l'odio tra i pisani e i livornesi è qualcosa che è conosciuto praticamente in tutta Italia ed rappresenta un po' una specie di luogo comune alimentato dalle rispettive popolazioni, che, mi si permetta, anche userò una parolaccia adesso, ma i livornesi, per esempio, quando vanno in vacanza in posti molto lontani, io ho visto una foto dove c'era il cartello d'ingresso della città di Tokyo in Giappone, dove un livornese aveva preso lo spray e aveva scritto Pisa merda, perché quello era il modo per far conoscere anche ai giapponesi, per così dire, l'opinione del livornese riguardo ai cugini, diciamo, che poi sono in realtà simili in qualche modo, ma alimentano questo conflitto, che è talmente, come dire, esagerato, che poi diventa qualcosa di anche molto divertente. E posso aggiungere una cosa, Marco, che mi fai venire in mente. Secondo me, ma credo sia una cosa che puoi confermare, all'interno dell'Italia, è in particolare la Toscana
la regione dove queste rivalità tra città e città, tra comune e comune, queste rivalità campanilistiche hanno un particolare peso. Per cui la Toscana è famosa in Italia per queste sue rivalità interne. Io stesso ho visto, per esempio, un'altra rivalità molto forte è quella tra, storica tra Firenze e Siena. Io ricordo di aver visto una volta a Siena, qualche anno fa, un curioso adesivo sul lunotto posteriore delle automobili parcheggiate dei senesi. Ne ho visti più di uno, e recitava così: 1260 a Montaperti c'ero anch'io. Montaperti, lo dico perché è una curiosità. Montaperti è una località tra Siena e Firenze dove i senesi, che venivano spesso sconfitti in battaglia dai fiorentini, vinsero e sconfissero Firenze. È una battaglia che è rievocata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia, perché è rimasta storica. E si combatté nell'anno 1260. E allora, pensate voi, un senese di oggi che per rivendicare la propria identità e l'attaccamento alla propria terra, con una buona dose di ironia, ma non troppo, si mette questo adesivo, diciamo, dicendo metaforicamente che c'era anche lui, che avrebbe voluto esserci anche lui quel giorno. Devo aggiungere che, siccome è un po' parte dell'argomento di oggi, parliamo di storia, così stiamo intervenendo nel gruppo di Luca che è meravigliosamente dedicato. Domenico, te lo racconto anche in questi incontri di conversazione. Luca è il nostro custode della coscienza storica, cioè fa degli incontri che hanno la base proprio la storia d'Italia, che hanno anche molto successo tra i nostri alunni. Secondo me, quello che è straordinario è che cosa è la storia per il popolo italiano, e non dico per gli intellettuali, va bene? Non sto parlando di università. Racconto un piccolo episodio, sempre relativo a quello che conosco, quindi alla mia terra, alla Toscana. Una volta ero a Volterra, che è una bellissima, meravigliosa città, che si trova nella parte meridionale, nella parte sud della provincia di Pisa. È una città fortificata che con una storia fantastica, di origini etrusche, quindi addirittura anteriori all'impero romano, e poi molto importante sia durante l'impero romano che nel Medioevo in particolare. E questa città a un certo punto è stata conquistata dai fiorentini. Io una volta accompagnavo dei brasiliani in una escursione a Volterra, e ci accompagnava un signore di più di 70 anni, volterrano autentico, va bene, che a un certo punto ha cominciato a raccontare quello che avevano fatto i fiorentini quando avevano conquistato la città, e ha cominciato a dire che avevano distrutto delle torri, che non c'era nessuna ragione di distruggere quelle torri, che avevano trattato male la popolazione, che avevano fatto questo, che avevano fatto quest'altro. Via via che parlava, quest'uomo, che era un uomo anziano, io mi sono preoccupato perché ha cominciato a diventare rosso. Quasi gli veniva da piangere, letteralmente. Io a un certo punto ho cercato di cambiare argomento perché era talmente arrabbiato che se in quel momento passava un fiorentino, ma gli avrebbe dato uno schiaffo immediatamente, perché era furioso per quello che i fiorentini avevano fatto in un fatto di guerra di 700 anni prima, che però per lui era realmente come se fosse successo la settimana scorsa. E questa è proprio una particolarità popolare, perché questo era una persona normale, qualunque, non era uno studioso, d'accordo? Che veramente penso che caratterizza il popolo italiano e certamente il popolo toscano. Giusto per contestualizzare anche la parola, no? Campanilismo,
che ha a che fare con questo, il campanile, no? Non so se avete già visto questa spiegazione, l'avete vista forse da qualche parte, ne avremo parlato durante le lezioni, no? Tu hai parlato, Fabio ha parlato, tutti, anche Marco ha parlato. L'hanno spiegato tutti, va bene. Allora, qual è il campanile di Pisa? È la torre. Ah. Perfetto, Giusa. Io sono stata lì. Invece Marco, che dici? No, io voglio dire, volevo avvisare Domenico che Giusa è la nostra alunna che rende inutili i quiz. Perché tutte le volte che noi tentiamo di fare una domanda, lei alza la mano e risponde, perché sa praticamente sull'Italia. Non è vero. È vero. Non è. E meno male che non parliamo di cinema, perché... No, di cinema sì, però... Bene, bene. Allora, se vuoi continuare, Domenico... Sì. Ecco, siccome non mi sono dimenticato la domanda di Giusa, che era, se non ricordo male, perché la torre è storta, che è una domanda che potrebbe sembrare banale, ma non lo è. È una bellissima domanda e non so se sarò in grado di rispondere, diciamo, accuratamente. Allora, ci sono vari motivi. Intanto diciamo questo: quando fu cominciata la costruzione del campanile nell'anno 1173, era già presente, era quasi ultimata, era in costruzione la cattedrale, e la Repubblica Marinara di Pisa aveva questo grande progetto di potenza, di mostrare che la città era potente e dominava sui mari e su buona parte della Toscana. E dunque comincia la costruzione di questo grandioso campanile. Però al terzo quarto loggiato, al terzo quarto piano di questa torre, comincia un movimento franoso delle fondamenta, che si vede bene nella bella immagine che mostra Luca, questo campanile si inclina paurosamente. Cosa era successo? Beh, allora, sicuramente gli ingegneri, i costruttori del tempo non avevano adeguatamente ponderato il fatto che il terreno sottostante alla torre, il terreno sotto la città di Pisa, era un terreno argilloso, friabile, fragile. Perché? Perché da molti secoli era un terreno, diciamo, paludoso. Addirittura Pisa in origine era stata un insieme di piccoli villaggi su un territorio lagunare, su una laguna, un po' come Venezia. Quindi figuratevi che tipo di terreno carico di falde acquifere, terreno carico cioè di acqua, era sottostante alle fondamenta della torre. Però c'è un altro motivo importante, perché bisogna difendere gli architetti e gli ingegneri del Medioevo. Non erano degli sprovveduti o degli sbadati, o siccome avevano mille anni fa meno tecnologia di noi, non sapevano fare. No, sapevano costruire benissimo le torri. Pisa era una città, come molte città medievali italiane, dove c'erano migliaia di case torri, c'erano migliaia di torri in città, non così imponenti come la torre, come il campanile, ma diciamo, era diffusissimo quel modo di costruire. Il punto credo sia stato un altro, che diciamo, la Repubblica Marinara di Pisa fu troppo superba e volle costruire una torre, un campanile, che si era rivelato alla fine troppo pesante, troppo carico di marmi. Al suo interno
Contrariamente ai campanili e alle torri di altre grandi città d'Europa, non aveva una scala di legno, ma una scala di marmo, e questo appesantiva molto la struttura. La struttura della torre era stata concepita di forma cilindrica e non a base quadrata, cioè senza spigoli, e questo fu una intuizione molto giusta e molto importante dei costruttori della torre, perché la forma cilindrica avrebbe impedito il crollo, così pensavano gli ingegneri, ed è stato effettivamente così. Probabilmente, se la torre fosse stata costruita a base quadrata, come per esempio, se lo avete presente, forse il campanile di San Marco a Venezia, il campanile di San Marco a Venezia finisce con cupola aguzza, ma è a base quadrata, no? È quadrato, diciamo, nella sua, non è cilindrico nella sua forma. E infatti all'inizio del 1900, nel 1902, crollò perché, poi fu ricostruito, ma crollò perché, diciamo, il peso distribuito sugli spigoli di una struttura così imponente finisce nel corso del tempo per forzare e quindi potenzialmente anche arrivare a spaccare la struttura. Quindi la torre fu fatta giustamente a forma cilindrica, ma questo non fu sufficiente a evitare che cominciasse a franare, a pendere. Non crollò mai del tutto, e mentre lo dico tocco ferro, come diciamo noi in Italia, perché diciamo non crolla. E piccola parentesi, grazie ai lavori che sono stati fatti negli anni 90, si dice che la torre è ringiovanita, è diventata più giovane di 300 anni, cioè è stata riportata tramite una sorta di congelamento delle fondamenta, è stata frenata, riportata al livello di pendenza che aveva nel 1700, diciamo, ecco. Ecco qua, questo era una cosa bruttissima da vedere, ma me lo ricordo bene, erano questi blocchi giganteschi che facevano da contrappeso, questi che vedete, al lato opposto alla pendenza del campanile, cioè il campanile pende dalla parte opposta a quella che noi vediamo, e quindi questi facevano da contrappeso, oltre al fatto che furono fatte delle, se non ricordo male, delle iniezioni di azoto liquido sotto la torre, cioè verso le fondamenta, perché l'azoto liquido era una sorta di, è una sostanza che in pratica congelava queste fondamenta, ecco, e di conseguenza la torre... d'accordo, Domenico, è stata fatta un'ortodonzia di altissimo livello, praticamente, perché no, c'erano anche i tiranti, che erano proprio delle funi, delle corde di acciaio, è vero, che così anche in maniera molto, come posso dire, ovvia, no, uno pensa a interventi straordinariamente sofisticati, no, era proprio una... delle funi di acciaio che praticamente hanno ridotto l'inclinazione della torre, praticamente, come diceva Domenico, riportandola indietro nel tempo. E ripeto, nella nostra giovinezza il ricordo di questi lavori è molto chiaro, perché sono durati tantissimo tempo, Non è stata una cosa di pochi mesi, è stata una cosa di anni, che però poi ha permesso di avere oggi il monumento così nello stato attuale. Esattamente. Quindi riassumendo, ecco, non voglio essere noioso, ma su perché la torre è storta, però io credo che possiamo dire, intanto perché il terreno sottostante, la torre sottostante tutta Pisa, è un terreno fragile, friabile e con argilloso e pieno di acqua, e quindi diciamo in città esistono anche altri campanili che sono storti, non solo la torre, San Michele degli Scalzi e San Nicola, per esempio. Questo è un motivo. L'altro motivo è che la torre fu caricata eccessivamente
da questi marmi, da questo peso. Grazie a Dio però non crollò, perché comunque la forma cilindrica la salvò. Ecco, questo, diciamo, sono degli elementi che posso darvi, non una spiegazione molto precisa, però degli elementi che ci possono aiutare a capire come mai la torre è pendente. Poi naturalmente dopo che si inclinò continuarono a costruirla, quello fu il bello, cioè credettero nel miracolo, se si chiama Piazza dei Miracoli, diciamo in un certo senso un po' è vero, credettero in questo miracolo e continuarono a edificarla. Se tornerete o andrete in Piazza del Duomo, detta anche Piazza dei Miracoli, poi se volete possiamo per curiosità dire perché, da dove viene questo nome, e osserverete la torre con attenzione da una certa distanza, facendo un po' di concentrandosi un po', perché a prima vista può non apparire, diciamo che dal quarto piano in su si vede una piccola contropendenza che fu fatta apposta per cercare di riequilibrare l'inclinazione del campanile, ecco. E poi fu portata a compimento, ci vollero lunghissimi anni, ci volle sostanzialmente più di un secolo. Pensate, a quel tempo le opere pubbliche erano ancora peggio di come sono adesso, cioè, i tempi erano ancora più disastrosamente lunghi. Ecco, diciamo che la Piazza del Duomo, i monumenti della piazza, quindi la cattedrale, la torre, il battistero e poi il camposanto monumentale, sono stati ultimati, sono stati costruiti, diciamo, in 300-400 anni. Se consideriamo l'anno 1064, l'anno di fondazione della cattedrale, e poi fino al 1300 e oltre si è andati avanti con la costruzione del Camposanto e del Battistero. Quindi, diciamo, ecco, è stata un'opera che ha coinvolto generazioni e generazioni di pisani lungo il corso del tempo. Più o meno quanto tempo? Ma guarda, facciamo un calcolo a spanne senza voler essere troppo precisi, però allora se prendiamo l'anno 1064, è l'anno in cui la Repubblica Marinara compie una razzia a Palermo scacciando i saraceni e facendo razzia di un bottino che consentirà, diciamo così, diremmo oggi, un primo finanziamento della costruzione della cattedrale. Allora prendiamo questo anno come termine convenzionale, ecco, e poi passano circa 100 anni e comincia la costruzione della torre. Diciamo che non bastò, naturalmente, diciamo non bastò, però no, fu comunque sì, viene indicato dagli storici un po' come il momento iniziale effettivamente della costruzione della cattedrale e di questo progetto della Piazza dei Miracoli, che poi è un progetto, come dire, artistico e se vogliamo anche di volontà di potenza, che va visto nel suo insieme, cioè questi monumenti che noi conosciamo dobbiamo guardarli insieme, non soltanto uno per uno, perché rappresentavano agli occhi degli uomini medievali una allegoria della vita umana. Era un insieme armonioso di monumenti. Il battistero rappresenta il momento della nascita, la cattedrale rappresenta ciò che sta sempre accanto alla vita dell'uomo adulto mentre la sua vita scorre, e poi c'era anche, non lo abbiamo nominato ma lo possiamo nominare ovviamente, l'ospedale che sta... La cattedrale rappresenta esattamente che cosa? Rappresenta, diciamo, il corso della vita umana. Okay. L'ospedale rappresenta la fase terminale della malattia, poi il camposanto monumentale. Naturalmente
tutto va inquadrato in una visione medievale, quindi in una visione cristiana, una visione religiosa dell'esistenza, ecco. Però approfitto, scusate, siccome Domenico ha citato giustamente, per così dire, fra i visitabili perlomeno il quarto monumento, che è il Camposanto Monumentale, che il turista ignaro che va a Pisa pensa che non sia interessante e quindi non va, e in realtà non vi sto a raccontare cosa c'è, ma vi dico, è meraviglioso. Quindi vi raccomando, se andate a Pisa o se tornate a Pisa, visitate il Camposanto, perché sia per la sua architettura che per le opere d'arte che sono dentro, che per l'atmosfera, è un passaggio fondamentale ed è splendido. Sì, posso aggiungere una cosa a quello che dice Marco. Pensate che è talmente bello il Camposanto Monumentale, che ha queste forme, ecco, queste forme gotiche particolari, un po' molto affascinanti, oltre ai tesori d'arte che ci sono dentro, è così suggestivo che nel XVIII secolo, nel Settecento, il Camposanto Monumentale della Piazza del Duomo di Pisa era visitato dai letterati, dai filosofi, dai poeti, dai giovani aristocratici di tutta Europa, nel cosiddetto Grand Tour, che queste persone aristocratiche, benestanti, compivano all'interno dell'Europa, in particolare in Italia, dove visitavano anche Firenze, visitavano Napoli, visitavano ovviamente Roma, eccetera, però venivano anche a Pisa e a visitare in particolare il Camposanto, perché, come dire, rappresentava una realtà particolarmente suggestiva, fatta di silenzio, di meditazione, di poesia, che non si poteva non visitare. Ecco, questa era una particolarità a proposito del Camposanto. Per cui, ed effettivamente ci sono stato, contrariamente alla torre, sulla quale non salgo da tanto tempo, sono stato l'estate scorsa di nuovo all'interno del Camposanto, e è proprio bello passeggiarci dentro, perché sono degli spazi vastissimi con questa architettura veramente molto suggestiva. Luca, tu devi andare via? Com'è la cosa? Che ti vedo tranquillo. Mi avevi detto... Sì, no, avevo una lezione alle 11, però poi sono riuscito a spostarla, così sono libero. Senti, posso fare una domanda a Domenico, per in qualche modo ci avviamo alla fine dell'incontro comunque, e c'era una cosa, diciamo, su cui che mi piacerebbe condividere, no? Di cui mi piacerebbe parlare adesso, e do per scontato che tu mi dica di sì. E certo. Domenico, diciamo, abbiamo parlato di storia, no? Siamo andati molto indietro nel tempo. Approfitto per dire una cosa che io cerco sempre di far capire alle persone che vengono a Pisa, che a volte io accompagno, che è l'antichità. Cioè, quando uno è davanti a quella cosa meravigliosa che è il complesso monumentale di quella che è chiamata oggi Piazza dei Miracoli, deve pensare che siamo veramente nel pieno Medioevo, e che tantissimi dei grandi monumenti che noi siamo abituati a visitare in Europa non esistevano. No? Perché la potenza di Pisa, il momento della grande, diciamo del grande auge della civiltà della Repubblica di Pisa, è stato molto antico, è stato durante l'alto Medioevo, quindi prima di tante altre cose che sono successe nella storia italiana, che siamo abituati ad associare alla cultura italiana, molto prima del Rinascimento, no? Quindi c'è questo, che io mi immagino che cosa doveva essere il Duomo per l'uomo del Medioevo, perché realmente aveva pochissime, sicuramente nel corso della sua vita non vedeva nient'altro di così grandioso, perché era veramente una manifestazione straordinaria la grande potenza, del grande sviluppo di quella che era una delle più importanti città dell'epoca medievale. Ma quello che ti volevo chiedere, Domenico, è com'è Pisa oggi? Cioè,
se tu dovessi dire qual è la caratteristica, qual è la particolarità invece della Pisa moderna, della città dove tu sei cresciuto. Ma guarda, io direi questo, che Pisa, secondo me, è una città a suo modo cosmopolita. Diciamo, è una città che si compone su 90.000 residenti circa, forse qualcosa di meno, cioè in aggiunta a questi 90.000 residenti, ci sono ogni giorno 50.000 studenti universitari. Pisa si è plasmata nei secoli poi successivi a quelli della Repubblica Marinara, quindi dal 500 in avanti, proprio soprattutto sull'università. E naturalmente la maggior parte di questi 50.000 circa studenti non sono pisani, vengono da tutta Italia sostanzialmente. E quindi la città ha maturato nel corso del tempo davvero un cosmopolitismo. Io stesso sono nato a Pisa, ma non sono come potremmo dire, un pisano autoctono da generazioni, perché mio papà era un docente universitario che veniva da Roma, così mia mamma, e si erano stabiliti a Pisa negli anni 60 del secolo scorso. Ci sono più Pise all'interno della stessa Pisa, ci sono i pisani che da generazioni sono tali, ci sono i pisani che sono arrivati in città, le giovani coppie che si sono insediate in città per l'università, oppure per l'ospedale Santa Chiara, che a tutt'oggi è un ospedale piuttosto grande, considerate che l'ospedale Santa Chiara di Pisa, che è in funzione dal Medioevo, anche quello, diciamo, è nato formalmente anche quello in epoca medievale, ha il pronto soccorso più grande di tutta la Toscana, quindi ha delle eccellenze importanti, eccetera. Oppure venivano anche a Pisa perché c'era, adesso ha meno importanza, ma c'erano i militari, c'era la caserma dei paraurtisti Folgore, che un tempo aveva una certa importanza, più di adesso. Quindi la città ha una sua vivacità dovuta a tante presenze diverse. Questo può essere anche forse un punto debole allo stesso tempo, un punto di fragilità, nel senso che rispetto ad altre città toscane molto orgogliose, forse anche troppo, della loro e gelose della loro identità, i pisani, che secondo me è anche una cosa positiva, sono un po' più tranquilli e forse però faticano al tempo stesso a riconoscersi tutti insieme in una identità cittadina forte. Ecco, oggi viviamo in tempi, non so se anche in Brasile, ma certamente in Italia, viviamo in tempi dove invece si fa un continuo e secondo me eccessivo e anche sbagliato a volte richiamo alla propria identità locale. Può essere, questo può avere anche degli aspetti positivi invece, per cui io Pisa la vedo così oggi, come una città ricca di diversità. Che però faticano un po' a integrarsi. A Pisa c'è per esempio anche una tradizione importante di volontariato, c'è laico e cattolico, c'è una tradizione di solidarietà rappresentata anche, diciamo, banalmente dal 46esima aerobrigata di Pisa, che dagli anni 60 all'aeroporto militare della città svolge compiti per le Nazioni Unite. Ecco, ci possono essere tanti esempi, però io la vedo un po' così, diciamo, la città. Vorrei completare anche in questo caso. Gita, volevi dire qualcosa? Scusa. No, io vorrei completare questo perché non è facile capire, cioè,
Pisa attualmente, secondo me, è come se fosse un contenitore molto piccolo dove passano però dei flussi estremamente grandi. Per farvi capire, è una città molto piccola, come diceva Domenico, anche se ha una provincia grande che costituisce poi parte della sua identità, se metti insieme diciamo quella che amministrativamente è chiamata la provincia, la popolazione triplica, quindi va verso i 300.000 persone, 300.000 persone che si sentono in qualche modo collegati con l'identità pisana in gran parte, no? Però ospita delle realtà molto importanti, cioè per essere una piccola città, dal punto di vista dell'alta cultura, per esempio, Pisa ha la scuola Sant'Anna, l'istituto Sant'Anna, la scuola normale superiore, vicino a Pisa, no, a Pisa c'è il centro, una sede importante del CNR, del Centro Nazionale per le Ricerche, che è il top praticamente, il massimo livello della ricerca scientifica in Italia. Quindi ha un'università estremamente prestigiosa, come diceva Domenico, da cui vengono studenti non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo, e altre, sia dal punto di vista della scienza, ci sono esperimenti scientifici di grande portata, delle strutture che sono montate sul territorio della provincia di Pisa, cioè è una città dove è molto presente l'alto livello della cultura e della scienza. E contemporaneamente però è una città che ha anche un'anima popolare, in qualche maniera, che però cerca di resistere perché è attraversata da questo flusso cosmopolita estremamente, estremamente forte, ma contemporaneamente resiste, cioè non è... diciamo non è una città che perde completamente la sua identità, anche perché dietro di sé ha tutta questa storia, quindi ha tutta questa storia, e aggiungerei che è peculiarità dell'italiano, del toscano in particolare, probabilmente questa abitudine alla memoria, cioè questo che vi ho detto, che chiaro può prendere anche delle forme pessime, a volte può diventare un credere che tu sei meglio degli altri sostanzialmente, no? E non è questo, ma il fatto di sapere che vieni da lontano semplicemente perché stai calpestando questo suolo, cioè perché stai camminando qua dove camminava Galileo Galilei, per dire, e dove sono successe tante cose così tanto importanti, le persone che sono qui sentono di essere parte di questo, no? Quindi questo dà un centro, e contemporaneamente però il mondo è molto presente a Pisa, nonostante che sia una piccola città di provincia alla fine. E poi cosa concludere? Naturalmente alla squadra di calcio più simpatica dell'universo, che vi invito tutti quanti a fare il tifo, perché è molto importante il vostro sostegno. Cos'altro? Ecco, io direi, insomma, è meravigliosa, ecco, io vi aspetto qui. Domenico, io giusto, sì, so che la storia di Pisa immagino avrà tante cose interessanti. C'è qualche cosa di cui non abbiamo parlato che tu pensi sia molto interessante o importante da dire prima della fine del nostro incontro? Certamente, è un qualche cosa che riguarda il Brasile, perché non so se tutti lo sapete, ma il Cristo di Rio de Janeiro fu illuminato per la prima volta nel 1931 in occasione dei 439 anni dalla scoperta dell'America, il 12 ottobre 1931, e fu illuminato in un certo senso da Pisa. Mi spiego, grande genio della scienza moderna italiano, Guglielmo Marconi, che non era pisano ma era bolognese, ed è considerato, diciamo, l'inventore della radio, ecco, detto in maniera forse non del tutto precisa, ma insomma colui che riuscì a sviluppare le comunicazioni tramite onde radio, comunicazioni intercontinentali, aveva costruito, aveva creato fin da
vent'anni prima degli anni 30, quindi dai primi anni 10 del Novecento, una stazione radio che si trovava a Coltano. Coltano è un paese subito fuori Pisa, non lontano dalla città, e lui aveva impiantato questa struttura modernissima attraverso la quale inviava segnali radio verso l'America del Nord, l'America del Sud, verso le colonie italiane in Africa, per cercare di sviluppare questa comunicazione senza fili, diciamo così, che poi sarà alla base dello sviluppo della radio e poi della televisione. Ecco, attraverso le frequenze della stazione radio di Coltano, Guglielmo Marconi da Roma, diciamo, però attraverso questa stazione radio di Pisa, riuscì ad illuminare per la prima volta le luci del Cristo di Rio in Brasile. Quindi, diciamo, se volete, abbiamo anche questo collegamento curioso che volevo, che mi faceva piacere raccontarvi. Questa che vedete, la palazzina Marconi, è appunto quella che era la sede della stazione radio di Guglielmo Marconi. Purtroppo ha subito una grave decadenza e sono circa 4 anni, se non ricordo male, che il comune di Pisa l'ha rilevata per cercare di ristrutturarla e costruirci un museo. Però su questo poi ci sono tante polemiche, perché la vedete come adesso in fotografia. Ma comunque è stata così, a suo modo, molto importante. Pensate che quando fu costruita era veramente all'avanguardia, tanto che persino il New York Times la descrisse come una meraviglia della tecnologia del tempo, ecco. Poi naturalmente ci potrebbero essere tante altre cose, ma ci tenevo a dire questa cosa perché è un collegamento un po' con la vostra terra. Sì. Io vedo il Cristo dalla mia finestra qui. Ecco, meraviglioso, meraviglioso. Bene, bene, molto interessante, proprio una cosa veramente inaspettata questa. Tu lo sapevi, Marco? Sì, sì, la conoscevo questa storia, ma non mi era venuto in mente, ecco. Ora sembra che anche questo era concordato con Luca, che fa la domanda, ma c'è ancora qualcosa da dire, e Domenico però, e invece no, è proprio un'intesa naturale tra Luca e Domenico, che mi sembra straordinaria. Guarda, io proporrei di fare altri 12 incontri sulla storia di Pisa, Domenico. Guarda, allora vi posso dire questo, e siccome per la stessa collana di questo TP Media, questo editore per cui ho lavorato al libro di Pisa, ho scritto anche la storia di Asti. Quindi se decidete che vi interessa, su quello posso raccontare qualcosa. Ma comunque, al di là di questo, è stato molto bello e vi ringrazio molto. Mi è piaciuto tanto partecipare a questo incontro. Grazie a Marco e Luca in particolare, però grazie anche a voi, perché diciamo è bello poter conversare, approfondire, perché poi diciamo, vi confesso che anche io tante cose di quelle che poi ho scritto, perché ho studiato prima, non le sapevo molto sommariamente, quindi diciamo, studiare e approfondire è sempre una cosa molto bella. Volevo chiedere agli alunni se volevano dire qualche cosa pure alla fine, e poi ci facciamo tutti quanti la foto ricordo, che è obbligatoria. Certo. Questo incontro è stato molto bello e interessante, grazie a tutti, e la prossima volta che vado a Pisa voglio vedere questo logo che è parlato qui, che so conoscevo la piazza, come si chiama, la piazza del Miracolo, dei Miracoli. Allora devo ritornare a Pisa. Grazie a tutti. Bene, grazie Silvana. E io prossimo anno vado in Italia. Vado in Italia, non so come, però vado. Ci vado. E ho pensato di tornare a Pisa
però prima non so, perché ci sono tanti posti dove voglio andare. Però adesso penso che devo andare a Pisa. Avete conquistato Giusa. Mm-hmm. No, io già pensavo questo, però adesso è anche questo. Luca ha inviato un video che ho visto, è molto bello. Sì, sì, è quello della storia di Pisa, di Rai Storia. È perché sono stata molto, molto poco tempo a Pisa. Solo visto l'attore, non ho visto altre cose, anche il Duomo, queste cose non sono entrate perché non avevo tempo. Dovevo scegliere, e l'attore era la principale cosa. Ecco. Bene, bene. Io ho letto qualcosa sulla inclinazione, tutto molto matematico, che mi è piaciuto molto, però questo incontro di oggi con... Sono emozionata, senza parole, perché le ragazze mi conoscono, come se io sono a quel campo, come lo spazio di meditazione, del silenzio. Camposanto. Io ringrazio molto a Domenico, a tutti voi, di tutto questo momento. Più che della storia, è avvicinarci di questo luogo interessantissimo che non sono andata ancora. Perfetto, grazie, allora grazie. Sono io che vi ringrazio tutti quanti, in special modo a Domenico, e ovviamente possiamo ripetere. Poi possiamo anche parlare di Asti, se Marco ce lo permette. Se non ci sono la più famosa champagne Asti. Lo spumante. Esatto. Spumanti. Esatto. E adesso facciamo la nostra foto ricordo e poi vi saluto tutti quanti. Allora, 1, 2, 3 e... Perfetto, scattata la foto e come vedete è arrivato qualcuno in questo momento, quindi vi saluto di corsa. Grazie, ciao, ciao. Grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao Luca, ciao a tutti. Grazie, ciao. Ciao.